Eccoci, buongiorno a tutti, ciao Camilla, ciao Enea. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Siamo subito connessi, sempre in diretta sulla pagina Facebook Young Digitals. Ospiti di oggi, come detto appunto, Camilla e Enea di Adoratorio Studio, uno studio creativo multidisciplinare che fa tante cose. Siete in diretta da Brescia, avete lì la sede. Però sì. La cosa bella è che lavorate a livello internazionale e avete uno sguardo sul mondo della comunicazione e del web design e della user experience molto molto ampio, e sono felice che oggi possiamo condividerlo insieme. Quindi, al di là delle presentazioni di rito, vi lascerei subito la parola per raccontare Adoratorio Studio che cosa fa, la tipologia di servizi che proponete e il mercato in cui lavorate. Poi abbiamo un sacco di domande per voi per approfondire tutti questi aspetti. Allora, innanzitutto grazie per la bellissima intro e grazie a voi per averci invitati a questo programma webinar che, come ti abbiamo già anticipato, è uno dei più interessanti che ci è capitato di vedere in questo periodo, che è piuttosto denso di iniziative di questo genere. Adoratorio Studio nasce per l'appunto, come anticipavi tu prima, a Brescia 5 anni fa, nasce da un'idea, un'intuizione mia e di Enea, che abbiamo iniziato questa avventura da soli insieme al nostro cane Martina, che è un bassotto, e alla nostra prima stagista Sara, che ancora fa parte del team, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Abbiamo sede a Brescia, oggi l'agenzia conta un team di 12 persone, più tutta una serie di collaborazioni esterne che chiaramente, come un po' tutti, andiamo a attivare a seconda delle esigenze. E Adoratorio cosa fa? Noi ci definiamo agenzia multidisciplinare creativa, non è un segreto che verticalizziamo su tutto ciò che è digital, in particolare sulla produzione web. In 5 anni di attività ci siamo tanto concentrati sulla produzione web, cercando di darle una lettura un po' diversa rispetto a quella che normalmente viene data all'interno del mercato nazionale. Dunque ci siamo un po' interrogati, questa definizione l'ho usata pochi giorni fa ma mi è parsa molto calzante, su come fosse possibile trasportare l'emozione, quindi un'esperienza utente un po' più particolare, un po' più profonda, su un media che comunque è definito freddo perché di fatto è intangibile, cioè dunque noi ci approcciamo con tutto ciò che è digital tramite uno schermo. Quindi sin dall'inizio ciò che abbiamo cercato di fare è portare un certo tipo di esperienza sul web, quindi allontanandoci dalle classiche produzioni web che si era abituati a vedere qualche anno fa, quindi basate su magari tanti bellissimi temi di WordPress che però ne avevano un po' stufato, e dunque che ci ha portati a sviluppare delle competenze tecnologiche un po' diverse, andando davvero tanto a studiare quello che poteva essere, poteva diventare il web in modo del tutto autonomo, perché di fatto il nostro paese non ci propone in termini di formazione le competenze che noi siamo andati a sviluppare imparando dal lavoro di altri. Ecco, faccio un po' di spoiler sull'intervento, qua parleremo di case history internazionali, un brand di un certo rilievo, e anche di premi che vi hanno dato in contesti di certo rilievo. Quindi magari non l'avete detto subito per modestia, però è molto interessante vedere l'approccio a questa disciplina, al web design. Come dicevi tu, può sembrare banalizzata molte volte nell'ambito della comunicazione, però citando il mio caro Alessandro Baricco nel libro The Game, i gesti molto semplici che compiamo ogni giorno sui nostri dispositivi hanno sotto delle dinamiche, uno studio, una complessità incredibili. Più semplice è il gesto e la fruizione di tutte le piattaforme che utilizziamo, desktop come mobile, più dietro c'è uno studio di quella che è l'usabilità, della user experience, coniugato al grande tema della bellezza. Ecco il perché di tutte le keyword a titolo di questo intervento. Non era nemmeno facile trovare un solo titolo che potesse racchiudere
diciamo, questa vostra, la vostra disciplina, che può essere quella del web design come core, ma giustamente dietro c'è una multidisciplinarietà ampia che riguarda la tecnologia, riguarda l'estetica, riguarda tante cose. Ed è questo un po' l'argomento di cui parleremo oggi. Esatto. So centrato un po' il tema. Ma... Sì, secondo me Alberto hai detto benissimo, nel senso che è proprio... È proprio così, c'è l'aspetto multidisciplinare, il fatto di avere attitudine per la tecnologia, perché evidentemente siamo un team che è affascinato dalla tecnologia, perché sennò non avremmo e non ci saremmo spinti cercando soluzioni diverse da quelle che già si possono fruire per affascinare gli utenti, e sicuramente siamo attratti da un'estetica che possiamo dire che magari è anche un nostro tipo di estetica, perché ognuno ha un proprio canale per recepire estetica e ha un proprio sentimento rispetto a quello che è bello, quello che è ordinato, quello che è solido. E dunque, avendo queste attitudini con persone diverse, perché naturalmente Adoratorio, come diceva Camilla, cioè, non è fatta solo di designer e di web designer. Diciamo tutti che siamo creativi, però in discipline diverse. Dunque c'è il copywriter, c'è lo strategist, c'è il web designer, c'è lo sviluppatore, c'è il 3D e l'illustratore, il 3D artist e l'illustratore. Però in tutte queste figure, dove è più facile magari nell'illustratore pensare a creatività, non pensiamo invece che non ci sia nello strategist o nel project manager. Anche lì abbiamo cercato di raggruppare persone che abbiano come senso del ritmo comunque una parte che sia propensa alla bellezza, che sia propenso al design in qualunque forma, sia esso un video, un post social, un contenuto grafico, o la parte di web design o le installazioni, se e quando potremo tornare a farle dal vivo e non solo trasportare digitalmente, e magari tante altre forme che ancora ad oggi non sono ancora tangibili o tattili, perché non le stiamo ancora sviluppando, ma magari fra qualche periodo andremo a inserirne delle nuove. E dunque ci piace essere creativi e aperti, nel senso che tante cose che facevamo 4-5 anni fa oggi sono evolute, sono cambiate, e mi aspetto che probabilmente alcune cose che facciamo oggi non le stiamo ancora facendo, ma le faremo fra qualche anno, dunque sarà ancora completamente diverso. Il punto è non perdere la curiosità sotto questo aspetto. Se la perderemo, probabilmente faremo altre cose. E poi il nostro settore, sì, è un settore in cui bisogna essere sempre aggiornati al passo, sì. Non possiamo perderci un secondo. Ecco, grazie, perché hai anticipato un pochino una domanda che avevo, che era quella sulla composizione del team, che hai fatto un po' un overview sulle varie figure coinvolte. Ed è anche bello il senso del ritmo che tutti devono avere in un team come il vostro e in tutti i team del comparto comunicazione, anche perché poi con la metafora musicale del ritmo anche il vostro nome, che è molto bello ed è molto suggestivo, ha una derivazione musicale, ma questo lo vedremo magari alla fine come pillola di curiosità. Se lo sveliamo per la prima volta, cosa vuol dire Adoratorio per noi? Se volete, altrimenti lo lasciamo così nel... Assolutamente, lo vogliamo. Entrando un po' sveliamo alla fine. Sì, alla fine, ecco, possiamo dirlo così, Dai. Tutti collegati fino alla fine. Sì. Entrando un po' nel core del nostro intervento, quindi l'esperienza vostra con i clienti, con i brand con cui lavorate, come avviene il contatto, che cosa vi viene richiesto, e come arrivate a dar forma a quelle che sono le richieste e le esigenze di brand. Perché poi anche la vostra mission aziendale è ben specificata in una frase molto suggestiva sul vostro sito: Harmonize purpose, beauty and form to create meaningful, future-looking, me lo sono segnato, projects. Spero di averlo detto in maniera corretta e non troppo fluida. Sì, corretto. Beh, è interessante notare, secondo me, una cosa che in realtà tu hai colto prima che noi avessimo l'opportunità di parlare, approfondire, che noi spesso diamo per scontata, però è chiaro che poi devono essere tutti gli altri a confermarlo, quindi che effettivamente esiste una profonda connessione tra ciò che è percepito bello e ciò che tecnologicamente è avanzato. E che sotto sotto comunque ha un significato, un senso profondo. La nostra attività, ovviamente, è al di là, voglio dire, dell'attività creativa, che dal mio punto di vista sarebbe riduttivo indicare come quella principale della nostra agenzia,
parte tanto da un'impostazione strategica di progetto, dunque da esigenze che di volta in volta, chiaramente, essendo diverso il cliente, cambiano e che successivamente vengono abbinate a una tipologia di user definita dal cliente, magari a volte definita da noi insieme al cliente, perché è chiaro che si va a studiare il mercato, ad approfondire quelle che sono le esigenze contestualmente agli obiettivi, ed infine prende una forma che è sì tecnologicamente avanzata e alla fine, come ci hai detto tu, e per cui ti ringraziamo, bella, ma bella perché tecnologicamente è pensata per essere estremamente fruibile dall'utente finale, con l'aggiunta di tutta una serie di dettagli che sono quelli che vanno ad arricchire l'esperienza e a darle un senso un po' più profondo rispetto al mero senso di un progetto che strategicamente deve poi portare dei risultati. Non so, Enea, magari vogliamo vedere vuoi parlare di qualche esempio, di qualche progetto? Potrebbe essere, visto che Alberto diceva anche il modo in cui si, prima di mostrare, secondo me, anche per capire come veniamo e come siamo ingaggiati con dei brand, secondo me è interessante raccontare che probabilmente avendo un team noi abbastanza, cioè piccolo, medio, diciamo, nel senso che comunque dicevamo siamo circa 12, siamo riusciti a creare un ecosistema per cui non abbiamo voluto implementare all'interno dell'agenzia, diciamo, una parte prettamente commerciale alla scoperta del cliente. Abbiamo cercato di farci più che altro notare alzando la mano quando potevamo, con dei prodotti e dei progetti da quando siamo partiti fino ad oggi, in modo che i brand si accorgessero che noi avessimo uno spirito tendenzialmente diverso dagli altri. Ovviamente dagli altri, non tutti, non per forza tutti gli altri, perché ci sono comunque agenzie in Italia e all'estero che hanno circa il nostro approccio, questa visione del voler creare sempre un'esperienza che sia significativa e leggermente diversa, che ti possa aggiungere quel kit. Dunque, il brand, in questo caso abbiamo forte connessione con il brand che ci contattano e talvolta ci affidano il progetto dalla Z, comunque sia dalla parte di strutturazione del naming, del branding, dello studio del posizionamento, della strategia, che poi la trasposizione stessa della strategia, come diceva Camilla, sulla parte di web, sulla parte di corporate, perché del cartaceo ci piace comunque farlo, oppure la parte di web design, di installazione. E dunque, quando parliamo di web design, sia siti esperienziali, ma pensiamo anche di siti più corporate o anche e-commerce, perché naturalmente per noi se è affascinante il prodotto, se rimaniamo colpiti dal prodotto, del brand che ci viene sottoposto, per noi è indifferente poi quasi il canale di comunicativo, perché comunque siamo affascinati da tutti questi canali. E dunque mischiamo, nel senso, alle volte arrivano degli asset molto pronti e molto verticalizzati, come può accadere spesso sulla parte dove i brand sono più riconosciuti. Prendiamo ad esempio uno degli ultimi nostri prodotti che abbiamo lanciato recentemente, è stato un progetto per Diesel, che ha fatto un'operazione immobiliare nel quartiere di Wynwood a Miami, dove parte degli asset ovviamente erano presenti, perché Diesel è un brand affermato e consolidato e dove ha tutta una serie di forme che può dare ai creativi che collaborano. E dunque, insieme a Small, che è l'altra agenzia che ha collaborato al progetto, siamo andati a creare un pattern che mettesse insieme sia la brand Bible ma anche la campagna, in modo da avere quel giusto balance che potesse essere trasportato sulla parte web e che facesse un po' l'occhio sia alla parte fashion, perché comunque Diesel è fashion, è estrosa e ha tutto un modo di comunicare, ma che naturalmente potesse comunicare e avvicinarsi anche al mondo dell'immobiliare, perché comunque stiamo parlando di appartamenti e di spazi diversi dove Diesel si inserisce con l'arredamento. Dunque creare quell'unione è stato un po' il nostro punto di partenza per far sì che il progetto fosse significativo per entrambe le persone, sia esso una interessata all'immobiliare o sia esso una persona che sia interessata alla parte più fashion. Questo è uno degli approcci che più spesso ci capita, perché quando più il brand è grande, più hanno degli asset fatti. Mentre invece quando parliamo di alcune startup magari tecnologiche oppure dei brand più piccoli, abbiamo non so, una cantina vinicola che seguiamo e di cui siamo molto appassionati e che ci ha dato tantissime soddisfazioni, che è una cantina del Salento, si chiama
si chiamano i Buongiorno, loro non avevano nulla di questo, dunque siamo partiti dalla creazione del logo piuttosto che della brand Bible, dal corporate, e addirittura ci siamo spinti a fare le etichette del vino in questo caso, che poi sono state trasportate sulla parte di sito internet e quant'altro. Dunque gli agganci sono diversi. Il fatto di essere creativi con strategia ci aiuta ad essere aperti se riceviamo degli asset e poter dare dei consigli per come possono essere magari leggermente rivisti per essere più digitali, perché spesso gli asset sono statici ancora perché l'era digitale è comunque nuova a confronto all'era cartacea. Invece poi andiamo a fare tutto il processo insieme. E questo è interessantissimo, nel senso che comunque ci lascia aperte le porte, dunque vuol dire che tutti i nostri creativi hanno bene in mente le basi di una costruzione di un brand, che secondo me è un bagaglio culturale che qualunque tipo di agenzia digitale, fisica, che fa installazioni dovrebbe avere, perché comunque è un po' come conoscere il canone Vignelli per qualcuno che fa tipografia, cioè alcune cose secondo me le devi sapere, le devi studiare, perché sono comunque bagaglio che ti tornerà sempre, sempre utile. Questo è un po' il modus nostro di operare. Dunque, cerchiamo di alzare il livello su ogni progetto per far vedere, per farci notare. Questa è stata un po' la mission. Veniamo da Brescia, una città molto piccola. Non siamo, siamo da poco approdati a Milano con i nostri nuovi partner, che sono sia di Milano che di Firenze. Però veniamo da una città molto, molto piccola. Siamo 200.000 abitanti. È vero, siamo nel cuore della Lombardia produttiva, ma noi a Brescia siamo produttivi, non siamo tanto sotto Non questo siamo aspetto creativi. strategico. E dunque abbiamo dovuto sgomitare per fare questa cosa. E citavi prima dei premi. Il nostro punto dei premi è stato quello, cioè solo grazie a quello siamo riusciti davvero a farci notare, perché comunque non siamo a Milano, non possiamo fare tante pubbliche relazioni, e dunque è stato quello la via. Anche se il progetto era piccolo, noi abbiamo cercato di mettere dentro qualcosa in più, dunque di fare un investimento anche lato nostro, qualora il budget non era proprio fit a quello che volevamo, per riuscire a farci vedere, a farci notare. Naturalmente il primo anno e mezzo abbiamo fatto fatica, ma Sputato sangue e basta praticamente. esatto, ma lo vediamo, nel senso che se uno, visto che di questi giorni, se guardiamo il documentario di Michael Jordan, pensiamo a grandi sportivi, cioè tanta parte è vittoria, ma anche tanta parte è sconfitta, nel senso che Michael Jordan ci ha messo 7 anni per essere Michael Jordan e 7 anni ha Lavoro, perso. abitudine, mindset. Esatto, citando un altro grande nel nostro calcio, Paolo Maldini, probabilmente ha vinto tante finali di Champions League, tante quante ne ha perse. Dunque, nel senso, dov'è in verità si è campioni davvero o si è campioni un pochettino più per? Dunque, ci vuole sicuramente una scuola e faticare, perché se non fatichi, poi i risultati non arrivano. Beh, in questo senso essere inseriti nel circuito Awards è stata una fortuna per tanti motivi diversi, nel senso che sicuramente è stato il punto che ci ha permesso di aprire gli occhi su una dimensione web che francamente non avevamo neanche immaginato inizialmente di poter esplorare, ci ha permesso di connetterci con un sacco di persone da tutto il mondo che hanno un mindset estremamente aperto e collaborativo e dunque molto spesso siamo stati anche aiutati da colleghi provenienti da agenzie o da aziende molto più grandi di noi, che ci hanno aiutato nell'acquisire delle competenze che oggi chiaramente sfruttiamo per fare il lavoro che facciamo tutti i giorni. Ed infine ci è stato utile perché posizionarti in modo corretto e riuscendo comunque ad ottenere dei riconoscimenti importanti su una piattaforma come Awards, chiaramente ti aiuta anche a continuare quella che è la tua attività, perché poi i clienti, soprattutto dall'estero in fase iniziale, però iniziano veramente ad arrivare perché Awards è una piattaforma che in Italia forse ancora non molto, ma all'estero viene proprio utilizzata tantissimo per fare recruiting di agenzie. E dunque, stante il fatto che se dimostri di avere delle capacità su Awards, ci puoi stare, sia che tu ti chiami Hello Monday piuttosto che Locomotive Agency o Adoratorio, chiaramente Adoratorio viene visto su Awards e veniva visto su Awards anche in fase iniziale, a fianco di questi grandi nomi della comunicazione e del digital design.
tra l'altro con lo stesso peso, nel senso che vincere un premio, un site of the day, ha il medesimo peso per un'agenzia piccola come Adoratorio che per un'agenzia gigantesca come quelle che ho citato prima. Ecco, nello specifico si può parlare di qualche progetto che è stato premiato? Io poi, seguendovi un po' da un po' di tempo, ho visto qualche presenza a Tokyo, a Berlino, un circuito internazionale molto molto ampio degli awards. Mi pare si tratti sempre di awards. Sì, sono sempre loro. Comunque avete girato il mondo in diversi continenti, quindi per andare sopra un palco o a ritirare un premio o a presentare qualcosa. Quindi era capire anche di cosa stiamo parlando, che si tratta dei più prestigiosi circuiti internazionali. Sì, diciamo che la Awards è un circuito di conferenze, di premi dedicati al web, che a differenza magari degli altri, nel senso, non so, i Webby o i Lovvy o i più classici che esistono, hanno proprio quell'aspetto dove aggiungono la tecnologia come fattore indispensabile e dove il gioco che viene fatto sulla UI UX è importante, intendo gioco per cercare di cambiare la regola, ma non poi di non perdere gli utenti. È dunque un circuito, cioè, giovane, molto seguito. Loro organizzano all'inizio, dal 2014 ne organizzavano una conferenza all'anno, adesso riescono a organizzare addirittura tre o quattro in giro per il mondo. Loro sono spagnoli, sono partiti dalla prima conferenza a Parigi, per poi adesso farne appunto Berlino, Tokyo, Los Angeles, eccetera. E la prima volta che noi siamo stati a questa conferenza, che era il 2014 o il 2015, proprio a Barcellona, dunque loro sono di Valencia, dunque eravamo a casa loro, siamo rimasti affascinati da tutti i talk, ha parlato Claudio Guglieri, ha parlato il direttore di Microsoft, ha parlato un sacco di persone, e lì ci ha un po' dato l'idea di spingerci a cercare di arrivare come hanno fatto loro lì. Ci siamo dati degli obiettivi cercando di raggiungerli, e abbiamo vinto il primo site of the day proprio durante la conferenza che abbiamo partecipato, scesi dall'aereo, tutti insieme eravamo con altre agenzie, eravamo anche con i ragazzi di Aquest sull'aereo, e scesi dall'aereo, atterrati a Bergamo, abbiamo vinto il nostro primo site of the day, e da lì abbiamo iniziato un pochettino a cercare di scalare. E con loro siamo riusciti a convincerli, visto il lavoro, a farci, diciamo, ci hanno chiesto di parlare a Berlino, abbiamo fatto un talk proprio sulla bellezza e sull'usabilità, abbiamo fatto un talk prima che il coronavirus si impossessasse delle nostre vite, a gennaio a Tokyo, di cui abbiamo parlato invece di come un'agenzia approccia, cioè dei tools e degli asset che un'agenzia deve assolutamente avere, e anche di un freelance deve avere, perché il pubblico degli awards è eterogeneo, parliamo di studenti, marketing manager, brand manager, freelance, agenzie piccole, agenzie grandi, dunque abbiamo raccontato gli asset che vanno dalla presentazione all'attenzione al copywriter, dunque come del copywriting, dunque come scrivere, e abbiamo parlato anche di a quali pitch, a quali gare magari partecipare, a quale lasciare stare, dove capire, alcuni insight. E sicuramente parlare delle platee è una cosa super interessante, che a noi ha creato comunque anche del branding, perché comunque non è così consueto che un'agenzia italiana parli e riesca a parlare in Giappone piuttosto che a Berlino. E dunque ci ha creato sicuramente un indotto interessante, un indotto che è sì, anche con i clienti, ma è sicuramente di bagaglio, cioè di cultura, di condivisione con tutti i nostri colleghi, perché la cosa bella di queste conferenze, io invito le persone ad andare a Warsaw, ad andare anche all'Off Festival Barcellona, piuttosto che all'Adobe Experience, piuttosto che altri festival, perché secondo me è interessante il fatto che si crea connessione tra di noi, è importante che ci siano scambi. È solo di adesso che riusciamo a parlarci tutti e c'è più condivisione, voi stessi state facendo un sacco di webinar che creano connessione a quei posti, quelle conferenze sono il posto migliore per imparare e vedere esattamente dove sta andando il futuro e capire, cercare di prendere le novità. Su cui, dal mio punto di vista, una cosa interessante è cercare, ok, c'è una novità, ma non per forza buttarsi subito a capofitto, perché potrebbe fare anche male, e dunque cercare invece come questa novità può essere inserita all'interno della tua agenzia e sviluppata. Noi abbiamo sviluppato alcune tecnologie recentemente rispetto anche ad altre agenzie, ma volutamente, perché prima volevamo essere sicuri di poterle presentare, perché naturalmente se non hanno la maturità è difficile poi poterle presentare. E dunque abbiamo fatto questo, cioè questo è quello che vi raccontiamo rispetto alle conference. Quest'anno siamo riusciti a vincere la Studio of the Year. Era 2 anni che eravamo lì, che attaccavamo l'agenzia in primo posto, che abbiamo un rispetto per quell'agenzia, che si chiamano Immersive Garden, sono francesi, un rispetto incredibile, perché fanno
sono spesso ispiratori, cioè noi quando guardiamo gli altri, li guardiamo per ispirarci, per trarre, modificare, cioè capiamo un attimino, guardiamo queste agenzie che sono magari anche, fanno prodotti più estremi, per capire poi cosa davvero si può fare per il nostro target. Era 2 anni che gli stavamo dietro e quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo la freccia e l'abbiamo un pochettino svoltati e siamo riusciti. E a noi ci piace dire che è un successo nostro, ma secondo me è un successo anche un po' italiano, perché comunque, secondo me, come paese, il digital possiamo fare molto, cioè abbiamo ancora spazio per fare. Questo Covid ci ha aiutato a dare un boost, e se non ci fermiamo, secondo me possiamo fare bene tanto quanto fanno altri mercati, dove sono ovviamente più avanti perché sono di attitudine più digitale, perché sono anche paesi più nuovi, nati, no? Con questa storia che ci portiamo dietro, potrebbe essere interessante dunque continuare a galoppare questo aspetto. Ecco, ma quindi per tornare un po' alla domanda tua, Alberto, che significato ha candidare un progetto agli Awards? Nel caso di Diesel, ad esempio, che è uno degli ultimi progetti che abbiamo svelato, questo piccolo sito vetrina che presentava da un lato la mock campaign sviluppata dagli Small, quindi con queste t-shirt in cui prezzo minimo partiva dagli 800.000 dollari fino ad arrivare a un massimo di 5 milioni di dollari, e dall'altro lato la faccia immobiliare del progetto è servita a cosa? A completare l'esperienza della presentazione di questo irriverente, come è giusto che sia, visto che il brand per cui è stata presentata la campagna è Diesel, completare quindi l'esperienza della campagna di comunicazione che ha visto la presentazione di questa limited edition di t-shirt all'Art Basel a Miami. Che chiaramente ha significato anche far convergere una marea di utenti su questo piccolo sito vetrina, che non hanno tutti acquistato chiaramente le t-shirt in edizione limitata e quindi neanche tutti gli appartamenti, però hanno chiesto un sacco di informazioni e alcuni appartamenti sono anche stati venduti, a quello che sappiamo. Oppure che significato ha? Per Taschen, ad esempio, ha significato notissima casa editrice, conosciuta credo molto all'interno del nostro ambito di creativi, ha significato fare un sito di presentazione per un libro in prevendita e senza budget media far finire questo libro, scusatemi, in prevendita, quindi un libro che tecnicamente ancora non era stato stampato e non esisteva, al numero uno fra i libri più venduti da loro nell'ultimo periodo, superando addirittura i gatti di internet, perché abbiamo scalzato dal primo posto il libro dei gatti di Taschen, che è stato il loro libro tra i più venduti per un sacco di tempo. Quindi ecco, essere su Awards, che è una piattaforma di eccellenza per quanto riguarda il mondo digitale, significa un po' questo, significa non solo mettere in mostra un'agenzia, un team di persone che sanno fare digitale in un certo modo, ma tecnicamente anche ottenere dei risultati che poi vanno a far piacere, a portare un risultato concreto a quello che è il cliente finale, quindi sono un po' il coronamento di un'intera strategia di comunicazione. Sì, tra l'altro sono utili sia cioè al cliente per avere un bollino, una certificazione, dire avete fatto bene, cioè oltre a quello che pensiamo noi, a quello che pensa il cliente, fa bene anche al team perché di base lo utilizziamo per spronare il fatto di poter raggiungere un obiettivo ogni volta che raggiungiamo un site V-Day o un sito anche sviluppato, dunque un developer V-Day, perché oppure anche un mobile of the week, che vuol dire che quel sito ha delle performance mobile veramente interessanti da essere premiato, premiamo anche i ragazzi. Perché naturalmente poter arrivare lì vuol dire spesso anche metterci più impegno, ragionare ancora maggiormente, dedicare più ore di quelle che magari si erano previste di dedicare, e dunque lì sproniamo, anche in questo senso, che è una gara per noi felice naturalmente, perché non è da intendere nella versione del solo soldo, dunque della remunerazione, ma anche proprio del fatto di aver raggiunto questo riconoscimento. Fantastico ragazzi, perché vi sto facendo pochissime domande, perché ci è bastato allinearci un pochino ieri e le cose vengono Andato. fuori davvero da sole. E Sì, avevamo un sacco di cose da dire, forse. io ribadisco poi delle piccole analogie che avevo trovato tra voi e noi, più o meno correttamente, perché comunque questa reazione tra mondo locale e visione internazionale ce l'abbiamo entrambi. Noi lavoriamo principalmente con clienti made in Italy a vocazione internazionale, quindi
viviamo questa dialettica tra Italia e mondo, la vivete anche voi perché siete italiani con sede in Italia, tra l'altro anche noi sede principale a Padova, nati e cresciuti qui, adesso che facciamo parte di un gruppo abbiamo sede a Milano e a Pordenone anche, però ci sentiamo da un certo punto di vista senza una sede fisica ma cittadini del mondo, po' come voi. Voi invece vivete sì, in Italia e lavorate principalmente sul mercato internazionale. Come vedete anche questa dicotomia tra vita italiana e mercato internazionale, perché ci sono anche differenze sostanziali su tutto il nostro mondo, viene visto in maniera diversa la comunicazione, il web design, la creatività a livello internazionale. In Italia si scontano ancora, immagino, anche eventuali problematiche infrastrutturali, di mentalità. Quindi come state vivendo un po' questo avere una doppia anima da far convivere? Sì. Diciamo che comunque il cliente estero è più semplice, nel senso che molto banalmente è più abituato al tipo di cose che facciamo noi e non vorrei riportarla alla tematica del budget, però è probabilmente anche più abituato a comprendere il valore di un progetto del tutto aleatorio che come un progetto che tecnicamente si concretizza attraverso delle linee di codice scritte su uno schermo, però riesce a dargli un valore economico in modo più semplice, si comprende giustamente quando gli si spiega, guarda, tu ci avevi presentato questo tipo di reference, il budget che c'è allocato sull'attività è quest'altro, dunque bisogna un attimino scendere di livello. Ecco, sull'Italia, se vuoi, c'è questa complessità in più, nel senso che da un lato è complicato far capire tematiche come il budget necessario per sviluppare un progetto di un certo tipo, dall'altro sicuramente è più sfidante, nel senso che in un certo senso si sta facendo un'operazione di alfabetizzazione digitale molto importante, perché comunque spiegare nel dettaglio tante cose al cliente facendogli capire degli aspetti di progetto che vedendo solo la resa finale non sono del tutto immediati, è sicuramente l'aspetto più sfidante e che ci ha portato anche a voler, nonostante abbiamo magari anche avuto delle offerte per l'apertura all'estero che a noi avrebbe fatto estremamente comodo perché sarebbe stato un facilitatore enorme essendo il nostro mercato principale lì. Però sicuramente l'aspetto della sfida credo sia stato il principale che ci ha portato a dire ok, proviamo a fare questa cosa che secondo noi è bella, interessante, innovativa, da qui non chiudendoci rispetto ad un mercato che a tutti gli effetti è assolutamente globale. E per il momento mi verrebbe da dire che la cosa sta riuscendo, nel senso che se vuoi il nostro essere italiani, essere radicati anche sul territorio, sul nostro territorio d'origine, è una cosa che affascina i clienti all'estero e a volte rassicura i clienti italiani, che comunque hanno sempre quella diffidenza rispetto al lavoro in remoto, che forse un po' radicata, culturalmente radicata negli animi, mi verrebbe da dire. E dunque sì, questo è un po' il motivo che sta alla base di una scelta di questo genere. Sì, infatti 5-6 anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra comunicazione, l'abbiamo pensata prettamente in inglese, che fa un po' strano anche proprio per una realtà che vive a Brescia, dunque inizialmente siamo partiti localmente perché comunque ognuno tesse le sue amicizie, ha coltivato tutta una serie di connessioni e parte da quello, perché puoi partire solo da quello quando inizi un'attività. Però abbiamo cercato di avere questo aspetto subito internazionale per far capire dove avremmo voluto posizionarci già in futuro. Dunque abbiamo detto ok, partiamo subito a far capire cosa vorremmo essere, anche se ancora formalmente non eravamo ancora riusciti a dare forma all'adoratorio di oggi. Però abbiamo detto mostriamo già quello che vorremmo essere, questo ci ha aiutato sicuramente sulla parte dell'estero, delle connessioni, e dunque far capire ai propri clienti che avevamo le possibilità di dialogare con loro fluentemente in inglese, correttamente, avere degli standard che a loro
già sono abituati, cioè avere anche tutta la parte di project management con Slack, piuttosto, cioè scusami, di chat con Slack, piuttosto che di project management con Asana, che ovviamente in Italia ancora non sono tanto per forza utilizzati dalle aziende. A noi piace creare cultura, nel senso che è una cosa che abbiamo intrinseca, secondo me, dentro di noi. Vediamo nel nostro paese un potenziale grande, perché abbiamo tante aziende belle, tante realtà interessanti, a cui non vediamo l'ora comunque di poter collaborare per poter portare le cose che abbiamo appreso all'estero, che comunque pian piano stanno arrivando da noi, mentre altre sono già arrivate, dunque siamo pronti. Su Diesel è stato bello farlo, è stato bello farlo anche su Zone in Prosecco, dove abbiamo ripreso, loro sono il prosecco più venduto all'estero, mi sembra, se non è, o comunque largo circa la cantina vinicola che vende di più all'estero il numero di bottiglie per il Esempio come prosecco. noi Comunque, italiani performanti worldwide. esatto, anche la stessa cosa, e dunque lì abbiamo fatto tutto un processo verso l'estero, verso l'Italia, anche un pochettino, cioè con delle sfumature diverse, perché i mercati non sono la stessa cosa. Ed è interessante, cioè, questo approccio, perché comunque non capita solo a noi, capita anche a tante altre aziende di avere questo aspetto. Però sì, con l'idea anche che l'anno scorso è iniziato a nascere in noi, dunque abbiamo trovato questa partnership, questa joint venture con Auge, va in questa direzione, cioè vorremmo lavorare su alcune, cioè ameremmo, non so, pensato, se fosse domani che ci chiamano quelli di Nutella, cioè, farebbe impazzire lavorare con Nutella, ma anche con brand più piccoli, perché comunque, cioè, noi siamo legati al nostro territorio, al nostro passato, non nel senso nostalgico, perché comunque siamo fatti del nostro passato e del nostro vissuto, e se domani avessimo la possibilità di lavorare con Nutella, noi saremmo solo che felici, ad esempio, o altri brand che possiamo citare. Ci auguriamo che questo accada. Uno dice, ma perché? Dovresti, tecnicamente sei un po' masochista, all'estero vai bene, punta ancora più sull'estero. E invece a noi piace un po' la conquista, cioè siamo un po' conquistatori e dunque vogliamo fare questa cosa. Ma sì, ma ne ha Allora, questo perché se noi ci fermassimo, andrebbe completamente contro tutto quello in cui crediamo, nel senso che è chiaro che dal nostro punto di vista il premio non è affatto il risultato, ma il risultato esatto. è il risultato e francamente, nonostante abbiamo ricevuto un importante riconoscimento, non ci sentiamo e credo che non ci sentiremo mai arrivati da nessuna parte, perché se ci fossimo mai sentiti arrivati, avrebbe significato fermarsi e fermarsi a maggior ragione nel campo del digitale vuol dire che sei destinato a finire in un tempo estremamente breve, perché è tutto in continua evoluzione, tra l'altro molto molto velocemente. Ecco, abbiamo nel frattempo, parlando proprio di dinamiche internazionali, un abbraccio da Amburgo di un certo Raffaele che vi saluta. Ecco, Stavamo per leggendo, parlare grazie. Ecco, di che meraviglia, ma grazie Raffaele. questo standing internazionale. Io non ho fretta di concludere con voi, ma tra poco vi lascio andare a mangiare. Abbiamo superato la mezz'ora in maniera abbondante rispetto al format half an hour, anche se andiamo volentieri avanti, anche perché l'argomento è di grandissimo interesse. Io Possiamo finisco anche con un dirlo il paio. sound. Possiamo Cosa, anche dirlo, scusate? il sound check di ieri doveva durare qualche minuto e poi penso che sia durato un'ora perché eravamo molto presi dal chiacchierare. Dunque, evidentemente c'è estrema connessione tra noi, nel senso Alberto, e dunque interessante. Mi ha fatto molto piacere anche quel dietro le quinte che ha rafforzato anche le mie convinzioni. È anche bello questo confronto tra detti e da voi, e soprattutto anche per la visione molto ampia che potete dare. Io cerco di fare le ultime due domande, così proviamo a chiudere in tempi Vai, spara. brevi. Allora, non so se si può citare, perché anche per noi citare alcune campagne, alcuni brand, non possiamo farlo su tutti. Avevamo accennato ieri di un famoso brand che offre contenuti in streaming on demand. Non No, so di lui se si può possiamo parlare. parlare. Sì, Ok, va bene. No, perché era molto di lui tutto a interessante. posto. Allora, al di là del formato website esperienziale, complesso e tutto quanto, anche quello che fate con Netflix ha un racconto particolare, che comunque siete legati a loro con una serie di dinamiche, di attività che spiegano molto bene il rapporto tra user experience, iconografia, e dati, analisi comportamentali, ed è forse uno degli approcci più
più estremi e affascinanti della vostra disciplina. Quindi non so se potevi parlarcene in 5 minuti, un po' riduttivo, però anche per citare un'altra grande case, secondo me vale la pena affrontare. Va bene, allora innanzitutto, vabbè, è carino come è arrivato Netflix ad Adoratorio, perché è capitato esattamente tramite la piattaforma di Awards e in particolare attraverso un progetto sul quale avevamo investito tanto personalmente, che è non per ripeterci ma perché è effettivamente accaduto così, il progetto per i vini Buongiorno, per cui questo producer da Los Angeles ha visto il sito dei Buongiorno, ne è rimasto estremamente affascinato e ci ha mandato una mail che noi abbiamo letto in notturna pensando che fosse la trollata più grande della storia, chiedendoci se fossimo pronti ad ampliare i nostri orizzonti lavorativi. E così la storia è iniziata. A seguito abbiamo fatto un pitch per capire se poteva esserci connessione. Questa è una cosa che accade molto spesso lavorando insieme ad aziende soprattutto americane, che ti chiedono di dar prova effettiva di quali siano le tue competenze creative. Specificherei pitch retribuito, per cui è una cosa importante. Vedo che posso mandare qualcosa che stai facendo vedere sulla regia. Sì, questo è il sito di cui parlava Camilla, appunto, per il link di Buongiorno. Lo lancio online, che mi stava parlando. Se vuoi farlo, visto che ne parlavamo, Cami. Sì, bravo, hai fatto bene. Quindi niente, grazie. il nostro amico Frank rimane molto affascinato da questo progetto e ci coinvolge direttamente con Netflix. Noi facciamo questo pitch creativo che abbiamo ripetuto due volte, perché chiaramente la prima volta abbiamo cannato completamente. E perché l'abbiamo sbagliato? Perché Netflix ci sta facendo lavorare su una cosa estremamente interessante che loro definiscono il moment of truth. Per cui cosa significa questo moment of truth? Che tutte le grafiche che noi vediamo su Netflix, che chiaramente sono diverse da un utente all'altro, per cui io ho una certa visione di Netflix che è assolutamente diversa dalla tua, Alberto, e da quella di Enea. E da cosa dipende il modo in cui io vedo Netflix e la piattaforma per come appare quando accedo lì? Dipende dal mio profilo psicologico, e il mio profilo psicologico viene traccato e studiato dall'intelligenza artificiale che c'è dietro Netflix. E successivamente, e come accade quindi la creazione di queste grafiche? Accade che i titoli vengono assegnati a tutta una serie di agenzie partner, di cui noi facciamo orgogliosamente parte, e a queste agenzie viene chiesto di declinare graficamente sulla base di tutta una serie di tematiche differenti rispetto a quella che è magari la tematica principale di un titolo o quella che appare come principale. Perché? Perché loro scientificamente sono riusciti a provare che i punti di appiglio che un determinato titolo può avere su una determinata personalità sono completamente diversi da quelli che ne richiede un'altra. E dunque, in buona sostanza, c'è tutto questo lavoro psicologico che ti chiede di uno sforzo che non è solo creativo, ma è anche uno sforzo di studio che ti chiede di andare ad interpretare creativamente i titoli da svariati punti di vista affinché siano effettivamente fruibili dal maggior numero di persone possibili sulla loro piattaforma. Sì, dunque per ogni titolo realizziamo tantissime grafiche, naturalmente più magari sulle versioni degli original che sui licensing, dunque quelli acquisiti, perché c'è un diverso tipo di trattamento, però devono comunque indagare in questa psicologia ed è veramente interessante, perché devi cercare di immedesimarti, dunque come quando andiamo a creare le personas per i brand, viene fatto un lavoro simile, con delle sfumature un po' diverse, per tutti questi titoli. Adesso vengono fatti vedere alcuni che riguardavano principalmente la parte cartoon. Naturalmente ci siamo già approcciati anche alla parte di film, e abbiamo realizzato circa ad oggi 40 titoli, sono stati curati largo circa da Adoratorio, dunque siamo quasi certi che qualcuno di voi abbia cliccato anche sulle nostre grafiche, ce lo auguriamo, penso di sì, perché Netflix non ci ha detto che stiamo andando male, dunque va tutto bene. Esatto.
Dunque è interessante perché poi abbiamo comunque anche delle, cioè possiamo anche sapere quali sono le grafiche che vanno di più, perché sono andate di meglio queste, peggio quell'altra, in che mercato, tutta una serie di dati, ed è veramente sorprendente come approccio dal mio punto di vista, perché unisce anche qua tecnologia e creatività e sensibilità umana. Poi magari ci diamo appuntamento a un'altra diretta, visto che l'argomento creatività data-driven e analisi dati, intelligenza artificiale, meriterebbe veramente Un approfondimento, un sì. approfondimento. Quindi, vabbè, è una buona suggestione per tenerci strettamente in contatto, oltre a quel brindisi che ci siamo promessi, che sia Prosecco dalla nostra Assolutamente. parte o Francia Corta dalla vostra, visto che poi anche col vino ci lavorate. Sarà Esatto, bello cioè. tornare, non dico ad abbracciarci, ma quantomeno a poter fare un brindisi di persona e a sviluppare questi argomenti Sì. vis-à-vis. Ecco, Sì, l'ultimissima assolutamente. cosa, giusto per chiudere, non chiudere col sorriso perché ci abbiamo avuto per tutto il tempo che abbiamo parlato, perché traspare, come dire, l'entusiasmo di poter giocare su un campo che vi piace. Ecco, perché voi siete Molto. nati piccolini, però avete subito deciso a che sport giocare. Rimanendo con la metafora di prima sugli sportivi, sapevate le regole del gioco, ne eravate consci, siete partiti ben bardati, parastinchi e via. Esatto. Aprile. Sì. Ecco, quindi la metafora sportiva è ben calzante. Un piccolo reveal sul nome, che ieri l'ho un po' scoperto. Sentivo che c'era qualcosa di musicale sotto e a me evocava alcune canzoni di band straniere, invece era. Sì, perché dobbiamo raccontare al pubblico, adesso Camilla lo dirà, che Alberto è appassionato di musica, è tantissimo appassionato, ha un bagaglio culturale musicale fortissimo. Cami, tocca a Allora, te il tuo momento, sì, è il mio finalmente. momento, finalmente posso dire questa cosa. Allora, io come oltre ad essere creative director in adoratorio, o meglio, sono creative director in adoratorio, ma ho questa deformazione copy molto forte. Io infatti sono più sulla parte strategica di scrittura. E il mio feticcio da copy, se vuoi, è quello di avere una lista di parole che mi piacciono tanto e che spero di usare prima o dopo e che comunque mi annoto perché mi piacciono. Tra queste ci sono ad esempio la parola abbrivio, l'aggettivo immaginifico che ultimamente ha contagiato gran parte del team di adoratorio e tra queste parole c'era anche appunto adoratorio. Adoratorio che viene da una delle mie band preferite che ascolto molto frequentemente, che sono i Verdena. E dunque avevo lì questa parola che mi girava in testa e quando si è trattato di definire o tentare di definire insieme un brand per il nostro studio, l'ho proposta perché mi piaceva il fatto che non avesse un effettivo significato in lingua italiana, ma ne suggerisse diversi. E dunque da lì adoratorio, con l'obiettivo finale, prima o dopo, di impossessarmi, come nei miei desideri da sempre, di una parola del dizionario. E quindi In tutto forse degli questo io obiettivi. ero semplicemente un ascoltatore come tanti di noi dei Verdena e dunque come si poteva eccepire nel senso perfetto. Fantastico, poi ho fatto anche quella battuta ieri che avete abbattuto i confini tra Brescia e Bergamo, che solitamente sono province tra loro ostili, ma no, noi Sì. non Esatto, vediamo confini, siamo cittadini del mondo, ovviamente. non esistono confini, solo la Tra fede l'altro, calcistica forse può dividere Brescia e Bergamo e temo che continua a dividerle. confermiamo che uno dei miei più cari amici, che è un nostro collaboratore con cui abbiamo fatto in 2 giorni quasi 2.500 km in macchina, lasciamo stare per passare dal sud al nord e proprio da Bergamo al Veneto e tornando indietro, è bergamasco, che si chiama Sì. Paolo, che salutiamo direi, Sì. che è una persona splendida e dunque per noi non esistono Non rivalità, per esistono noi rivalità. c'è. Cioè, qualunque posto è un posto amico, cerchiamo di infondere gentilezza a tutti, che è una cosa comunque interessante. E dunque, noi siamo aperti a qualunque tipo di collaborazione con qualunque posto, in qualunque luogo. Fantastico, ragazzi. Grazie anche per questo messaggio finale e per tutto quello che avete portato qui oggi. Ahimè, ci tocca salutarci Tocca per questo salutarci, sì, è di giunto il momento. palinsesto, di task giornaliere. Dopo pranzo, abbiamo giusto mezz'ora Incombono. per parlare, poi immagino che il calendario Eh sì. sia fortissimo. Bene. Io do appuntamento a chi ci ha ascoltato, anche a domani, sempre alle 12:30 sulla nostra pagina Facebook.
Questo video è disponibile sempre su pagina Facebook e sul sito Alfenauer, anche per fruirlo in differita. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ancora. Grazie, e poi avremo modo di sentirci molto spesso. Come al solito, adesso chiudiamo la trasmissione, vi chiedo di restare un attimo collegati voi, così facciamo l'ultimo 5 atto virtuale offline, e poi liberi tutti. Va bene, grazie ancora mille. Grazie ancora Nina, grazie Alberto, e a prestissimo. Continuate così. Ciao.